Per accedere al settimo cerchio è necessario discendere lungo una profonda ruina. La frana provocata dal terremoto che si determinò alla morte di Cristo, descritto dal Vangelo di Matteo. Il fenomeno geologico viene paragonato da Dante a una frana della Val d'Adige, gli Slavini di Marco presso Rovereto, provocata, secondo il poeta, o da un terremoto o dall'erosione della base della montagna. Qual è quella ruina che nel fianco, di qua da Trento, l'Adice percosse? Dante vuole aggiungere realismo alla geografia infernale, descrivendo addirittura il rotolare delle pietre del ghiaione al loro passaggio in fuga dal Minotauro. Il settimo cerchio, dove vengono puniti i violenti, è composto da tre gironi. Nel primo girone, una fossa occupata dal fiume di sangue bollente Flegetonte, sono tormentati i violenti contro il prossimo. Dante indugia sulla descrizione del sentiero che corre lungo la riva del fiume e del Guado. Stavolta l'attraversamento delle acque infernali non avviene a bordo di un'imbarcazione, ma sul dorso di un centauro. Il secondo girone è costituito da una selva intricata di arbusti spinosi dove vengono puniti i violenti contro se stessi. Rispetto alle foreste del mondo reale, come le selve maremmane di Cecina e Corneto citate da Dante, quella dei suicidi è spettrale e allucinata. Le fronde appaiono non verdi, ma fosche. I rami sono contorti e ospitano, invece degli uccelli, le mostruose arpie, per metà donne e metà volatili. Dante trae l'immagine delle arpie dall'Eneide, dove respingono i troiani di Enea dalle strofadi. Qui, invece, nidificano sotto forma di uccelli dai visi umani, dotate di grandi ali, artigli e petti coperti di penne. L'aspetto acustico della selva è ancora più inquietante. Ai lamenti delle arpie si aggiungono le orribili urla che provengono dalle piante. Nella descrizione si succedono altri elementi di una natura trasfigurata. Le anime dei suicidi, dopo la morte, assumono la forma di semi che germogliano e diventano piante, poi straziate dalle arpie che si pascono con le loro foglie. Uomini fummo e or siam fatti sterpi. L'ibrido uomo-pianta sarà completato alla resurrezione dei corpi, quando i cadaveri rifiutati dei suicidi verranno appesi agli alberi, esposti quindi agli artigli delle arpie. Dante aggiunge al quadro una scena di caccia. Sopraggiunge una muta di sinistre cagne nere che inseguono e dilaniano le anime degli scialacquatori, come avveniva all'epoca nella caccia al cinghiale nei boschi della Toscana. Il terzo girone del settimo cerchio, orlato dalla selva dei suicidi, è una landa sabbiosa simile al deserto africano, sottoposta ad una pioggia di fuoco dove hanno sede i violenti contro Dio. L'attraversamento del sabbione avviene sui duri margini del Flegetonte, paragonati a dighe e canali fiamminghi e veneti, sotto la protezione dei vapori nebbiosi che spengono la pioggia di fiamme. Oltre il sabbione si trova l'orlo roccioso di un burrone che porta all'ottavo cerchio, la grande plaga di Male Bolge. La tappa successiva del viaggio di Dante richiederà un prodigioso volo nell'atmosfera infernale.